Ciao ragazzi, buongiorno a tutti da Nicola Paratrading. Come sempre, anche oggi, anche questa settimana, il consueto appuntamento con le videoanalisi targate Swissquote. Allora, datemi come sempre conferma di video e audio tutto ok. Marilena, Francesco e Fabio, buongiorno a tutti, sempre presenti, mi fa molto piacere. Ciao Gianni, ciao Alex, mitico. Bene, 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 ci siamo tutti, c'è anche Dino. Perfetto. E Paolo, buongiorno Nicole, complimenti per la giornata di ieri, super. Si sente tutto bene? Ok. Paolo, guarda, devo fare i complimenti, o meglio, devo in qualche modo ringraziare voi, perché se non c'era lo One Click Trading, sinceramente io a luglio, agosto, non dico che sono totalmente in ferie, ma poco ci manca, dipende dalla temperatura. Se è sopra i 30 gradi, in casa al computer difficilmente ci sto, quindi luglio, agosto per me di solito sono mesi praticamente di ferie totali. E col fatto che c'è il one click trading, ieri ovviamente, come tutti gli altri giorni, ho lavorato. Tra le tante cose della mia operatività c'è il one click trading e io, come voi, ho fatto quelle bellissime operazioni. Anche Luigi dice: sì, vero, giornata strepitosa. Ciao Luigi, ho fatto quelle fantastiche operazioni che abbiamo fatto tutti insieme. Ci devo pensare bene, per farmi tornare in mente una giornata così positiva in termini di punti percentuali e punti in valore assoluto, no, punti percentuali di indici guadagnati. Poi c'è stata la sterlina, insomma, dai, lo sappiamo, la maggior parte di voi è sul mio canale, quindi lo sapete già, insomma, lo sappiamo tutti com'è andata, ce la godiamo e speriamo vada bene anche oggi. Allora, venendo a noi invece, fatemi pure in chat le domande, così analizziamo gli strumenti da voi preferiti, prediletti, facciamo un po' di live su quelli. Per chi ovviamente non è abbonato al One Click Trading, è chiaro, mi può scrivere senza problemi, non tutti magari sono dentro il canale. Allora, c'è Gianni che mi chiede subito del DAX e non solo, anche Marilena. Quindi io molto volentieri vi faccio vedere il DAX. Questo qui è il webinar di domani. Siamo arrivati finalmente al webinar sulla accumulazione o distribuzione punto di domanda. Dopo ne parliamo. Andiamo subito sui mercati. Andiamo a vedere cosa succede al DAX. Allora, sapete tutti che è stato trovato un accordo sul Recovery Fund. E ovviamente oggi i mercati festeggiano, in particolar modo festeggiano le banche. Tutti i listini, penso questa sia storia, però ve la racconto lo stesso, trovato l'accordo. Devo dire che la notizia poi è circolata questa mattina presto, io l'ho letta su Breaking News, su Telegram, mi pare alle 8 di questa mattina è uscita, non prima. Quindi accordo sul Recovery Fund. I mercati festeggiano, le banche più degli altri titoli dei vari panieri. L'impostazione dei mercati rimane continuamente, indiscutibilmente rialzista. Il DAX sale da 4 mesi, c'è poco da dire. Anzi, c'è molto da dire, nel senso che ieri è successa una cosa molto importante e dopo la vediamo. Anzi, la vediamo subito. Eccoci qua. Il DAX nella giornata di ieri finalmente è riuscito a rompere per davvero in chiusura di giornata questo importantissimo livello di resistenza del 8 di giugno scorso, che stava ponendo un limite alla salita delle contrattazioni da ben 40 giorni. Ne avevamo già parlato. Non era mai successo che un massimo in questo trend long che dura da 4 mesi, non era mai accaduto che un massimo non venisse aggiornato per così tanto tempo, ed era un massimo molto importante, era un livello
di resistenza, un livello sensibile orizzontale molto molto importante. Quindi finalmente ieri abbiamo chiuso in gran carriera, devo dire, la giornata al di sopra di questo massimo e chiaramente adesso si sono aperte le strade verso nuovi rialzi e non stupiamoci se la giornata di oggi è stata particolarmente esplosiva, particolarmente brillante. E il mercato è subito scappato via al rialzo senza quasi darci la possibilità di comprarlo. Io per primo nel one click trading avevo prezzi di buy ovviamente più bassi e quindi non sono riuscito a prendere il rialzo di questa mattina. Però è quello che succede sempre quando un livello di resistenza così importante viene oltrepassato. Se la rottura è vera, avviene con forza e violenza. Non ci sono vie di mezzo. Quando il livello viene oltrepassato, e io vi faccio sempre l'esempio di Napoleone e i russi, no? C'è un'avanzata da parte di Napoleone, da parte delle forze rialziste che stanno vincendo, e poi a un certo punto si arrestano, trovano un ostacolo, i russi li fermano e Napoleone torna indietro. Ci riprova e torna indietro, ci riprova e torna indietro, ci riprova, ci riprova, ci riprova. Chiaramente, quando Napoleone avrà la forza di rompere al rialzo questo livello di massimi, lo farà con forza e violenza, ma è normale. Lì c'è un avamposto di russi che Napoleone non riusciva a oltrepassare. Quando lo fa, è perché arriva lì con 1.000 carri armati in più, 10.000 soldati in più. E chiaramente quando passa sfonda tutto. I russi scappano via per i campi e all'inizio Napoleone chiaramente ha molto spazio libero per avanzare, senza bisogno di fare la metafora della guerra. È chiaro che qui ci sono tante forze ribassiste, qua c'erano tanti ordini short che sistematicamente su questo livello entravano in posizione. Riuscivano a fermare la salita, riuscivano a fermare la salita, riuscivano a fermare la salita. Poi un bel giorno, ieri, quando si passa a quel livello, non ci sono solo i compratori che fanno salire il mercato, ma ci sono anche tutti gli stop loss dei venditori, di questi shortisti da area 12,9 poco più, che ad un certo punto mollano l'osso e chiudono i stop. La chiusura in stop di uno short non è altro che un'operazione di acquisto. Quindi qua, da ieri, c'è stato un doppio carburante a favore della salita, gli acquisti dei compratori, gli acquisti sotto veste di stop loss dei venditori, che hanno dato un doppio motore, un doppio carburante alla salita. Quindi il DAX in 24 ore si fa, direi, la bellezza di 350 punti. Normalmente in 24 ore se ne fa, non dico la metà, ma poco più, 200, 250, dipende. Adesso poi la volatilità è ancora altina dopo la crisi Covid. A inizio anno in un giorno se ne faceva 100, per farvi capire. Bene, quindi assolutamente long. Non c'è negatività, a meno che non si vada al di sotto dei minimi di oggi. 13.150 punti sul CFD, sulla piattaforma Swissquote. Se torniamo qua sotto, allora diventa short di breve, brevissimo periodo la situazione, ma finché non si va lì sotto, il mercato è saldamente long e attenzione perché gli obiettivi dell'annullamento della crisi Covid diventano sempre più alla portata di mano. 13.800 punti, mancano solo 500 punti di DAX. È niente. Stiamo parlando di un 4% scarso e abbiamo annullato totalmente il crollo Covid. Quindi, cosa dire del DAX? Sicuramente ci sono dei livelli di target ambiziosi, sicuramente si può puntare a questo minimo qua, area 13.500 punti tondi tondi,
mancano 200 punti, non manca così tanto, è un 1,5% di ulteriore salita. Non penso sia possibile farlo stamattina. Penso che se l'America apre e porta ulteriore positività, non escludo ci si possa arrivare. Ma non compro a questi prezzi. Non so se avete notato, di solito vi do sempre ingresso, stop e target. Possiamo anche provarci a confezionare una trade long su livelli più bassi, ma io di certo non compro a questi prezzi. Il mercato ha fatto una bella sparata, è bello tirato, è naturale che arrivi un movimento di discesa, di pullback, di riaccumulazione per ricaricare le batterie, prenderla in corsa e ripartire al rialzo. Massima attenzione perché ci sono le trimestrali americane. Siamo nel bel mezzo della stagione delle trimestrali, quindi appena arriva un dato su uno dei giganti americani, positivo, negativo, chi se ne frega, il mercato lo prende male e scende. Si porta giù il Nasdaq, che è l'S&P 500, perché l'azienda, il titolo è quotato su uno dei due panieri americani. È ovvio che se scende il Nasdaq, che scende l'S&P, ovviamente scenderanno anche gli europei. Magari possono scendere meno perché in questo caso la discesa è legata squisitamente, semplicemente, solamente alla particolare situazione americana, quindi la trimestrale di una certa azienda. Però sicuramente scendono anche loro. Quindi massima attenzione perché vi dirò di più in diretta abbiamo sul 15 minuti la formazione di un segnale short. Quindi pensate un po'. Vi dico che è tutto long, anzi vi aggiungo anche una cosa, la volatilità implicita continua a scendere, ve l'ho fatta vedere altre volte, è in continuo e costante calo da 4 mesi, ieri ha fatto un nuovo minimo e oggi i mercati hanno fatto un nuovo massimo, tutto in linea, tutto naturale. Finché la volatilità implicita non esplode, è difficile vedere un crollo dei mercati, anzi, assolutamente non ci sarà e ogni discesa diventerà occasione di acquisto. Allora, guardate un po', candela short è anche un livello interessante perché 13,3 è un livello importante. Piuttosto io con piccola size qua vi suggerisco quello che farei io è uno short da questi prezzi. Con target in area 13.230, quindi da 2.85 a 2.35, uno short veloce di 50 punti, diciamo anche da 2.90 a 2.30, ecco, ancora meglio. Da 2.90 a 2.30, 60 punti di target per lo short veloce. Se ci mettiamo 30 punti di stop come nostro solito, andiamo a finire a 320. Quindi poco sopra questi massimi, è proprio uno short veloce, pochi punti e contro trend, quindi da fare con size piccola. Perché? Perché se proprio vogliamo comprare, non se ne parla prima di 13.230 o addirittura prima di rivedere area, diciamo l'area tonda di 13.200. Per avere un buon rapporto rischio-rendimento, dopo questa salita così veloce, devo cercare un acquisto sulla debolezza. Allora, piuttosto compro 13,2, target 13,3, stop 13,150. Ma nonostante il livello di acquisto sia 13,2, abbastanza lontano dai prezzi attuali, è comunque un ingresso aggressivo a causa 1 della velocità con cui siamo saliti fino adesso. Due, le trimestrali in arrivo da oltreoceano. Quindi massima attenzione. Bene, devo dire che il DAX l'abbiamo fatto. Allora, ci sono tante domande, eh? Euro-dollaro, Nasdaq, io vado in ordine e rispondo a tutto. Fabio dice euro-dollaro, volentieri. Andiamo ad analizzare l'euro dollaro.
E vediamo cosa sta combinando. Allora, non vi ho fatto vedere sul DAX quello che ho sul One Click perché talmente lontano il prezzo di acquisto molto più basso dei prezzi attuali che non ha nemmeno senso farvelo vedere. Però ha senso farvi vedere il buy sull'euro-dollaro, eccolo qua, da 1,14,35. Con stop di 30 punti e target di 60. Questo è quello che abbiamo fatto sul one click, quindi siamo in posizione, siamo fondamentalmente entrati ai prezzi attuali. Non abbiamo preso lo stop perché ha fatto un minimo a 14,22, però insomma, l'impostazione dell'euro-dollaro è indiscutibilmente ancora rialzista. Già da metà maggio. Salitona. Pullback barra pausa di lateralizzazione un po' sgangherata e adesso non sta correndo via l'euro-dollaro su nuovi massimi rispetto a questo livello, però devo dire che, eccolo qua, devo dire che rispetto a questo massimo praticamente la rottura è avvenuta. Abbiamo fatto una chiusura di giornata ieri importante. Al di sopra di questo livello e guardate un po', adesso voglio essere preciso, oggi l'euro-dollaro è sceso e dov'è che ha fatto minimo? Ha fatto minimo esattamente in corrispondenza di questo massimo qua. Anche qui massimo importante perché non veniva superato da 40-50 giorni, quindi molto importante questo livello. Con la giornata di ieri, seppur non ci sia stata tutta questa esplosione rialzista, io direi che la rottura del livello è confermata. Tant'è che sul one click siamo long, il prezzo di carico è leggermente più basso del valore attuale, 1,14 e 35. Io vi confermo la stessa trade del one click, quindi 1,14 e 35 long. 14,05 stop loss, 14,95 target. Se vogliamo fare una trade un po' più aggressiva, un po' più stretta di stop e target, vediamo un po' cosa si può fare. Allora, livello di ingresso, oddio. Dobbiamo pensare di tornare indietro su questi minimi, ma forse tardi. Per un vero long, l'euro-dollaro deve salire adesso dritto, senza tornare ulteriore indietro qui, in quest'area qua. Sarebbe in qualche modo negativo. Però diciamo che il mercato è fatto per stupire, quindi 1,14,35. Confermo l'entrata, quindi è un livello che si può usare come ingresso. Per avere un target più stretto ci mettiamo a 65, quindi 30 punti di target e a quel punto 15 di stop. Quindi 1, 14 e 20, poco sotto questo minimo, poco sotto il livellone di massimi di 50 giorni fa, che è questa linea rossa, 1, 14 e 20 stop loss. Due trade long a favore di trend dell'euro-dollaro. Che potete in maniera più o meno aggressiva fare per la giornata di oggi. Visto che ho parlato di lateralità, vi faccio vedere ovviamente che finalmente domani c'è il webinar sulla piattaforma Swissquote. Alle 18 ci saremo io e Michela Pollini di Swissquote. Alle 18 faremo questo webinar. Dal titolo Accumulazione o distribuzione, punto di domanda. Ve l'avevo già raccontato. Vi spiegherò le mie tecniche che uso per capire se una lateralità è destinata ad una rottura rialzista oppure ribassista, cioè una congestione, una lateralità. Prima o poi smette di essere tale e si finisce per andare long oppure short. Io lo capisco grazie all'analisi di tre driver, di tre variabili, che sono questi qui, durata della lateralità,
presenza di livelli sensibili e loro posizionamento e la volatilità del mercato durante la congestione, come si esprime la dinamica di prezzo, con che volatilità, crescente, decrescente, storicamente alta, bassa, eccetera. Insomma, ne parliamo domani alle 18 fino alle 19. Un'ora di webinar, andate sul sito Swissquote, sezione webinar e vi potete registrare. In alternativa andate sui miei canali Nicola Para Trading e devo dire, se non è stamattina, oggi pomeriggio pubblicherò ancora una volta il link di registrazione, il link per iscriversi al webinar. Bene, torniamo sul mercato perché ci sono tante domande. Allora, euro-dollaro l'abbiamo fatto. Kevin dice: ciao Nicola, dove andrà a finire sto Nasdaq? Parabolic Nasdaq, dice un mio caro amico di Rimini, non si ferma più. Allora, con un corsista, Kevin, abbiamo fatto insieme in una coaching un calcolo che fondamentalmente ci diceva che per una questione squisitamente statistica, per come si è sviluppato questo trend, la discesa qua in area 10.350 era finita. Avevamo indicazioni di discesa fino a 400, 300, 350 e una volta che abbiamo visto che si è fermato a 350 e ha fatto questa candela qui, quella del 14 luglio, abbiamo decretato definitivamente l'ennesimo pullback, movimento contrario alla tendenza. Quindi questo movimento di ribasso si è esaurito e adesso ci aspetta un movimento di rialzo, di impulso a favore di trend molto più importante di quanto è stato fatto in questa discesa. È stato abbiamo fatto dei calcoli molto semplici, carini. Abbiamo calcolato tutti gli impulsi, impulso, ve li faccio vedere qua, impulso da qui fino a qua, poi di nuovo, ovviamente, poi c'è un pullback all'indietro, poi di nuovo impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, eccetera. Noi fondamentalmente siamo andati a calcolare quella che è la media di punti di salita negli impulsi, la media di percentuale di salita negli impulsi e l'abbiamo fondamentalmente aggiunta a questo minimo, l'ultimo minimo di swing, di ripartenza importante. E avevamo un target praticamente in area 11.000. Così è stato. Allo stesso modo, tutti i pullback, 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 movimento di pullback, eccetera, movimento di pullback, movimento di pullback, movimento contrario alla tendenza in atto, abbiamo calcolato la loro ampiezza media, abbiamo calcolato la loro percentuale di perdita media e la siamo andata ad applicare al contrario, cioè l'abbiamo sottratta da questo massimo e siamo arrivati ad avere un target proprio in area 10.350, 10.300 a seconda delle metodologie utilizzate. Pensate un po', quindi questo pullback è già finito, il mercato è ripartito long ed è solo a metà strada. Perché se deve fare una media di salita come quella che il Nasdaq ha fatto sempre negli ultimi 4 mesi, ovvero circa un più di 1.000 punti, 1.200, 1.300 punti, dobbiamo addirittura arrivare a 11.600, qualcosa del genere. Quindi siamo solo a metà strada, è ripartito. Sta ovviamente attaccando il massimo di qualche giorno fa, di una settimana fa, molto importante, e se mai dovesse romperlo,
A quel punto la strada è aperta verso il nuovo massimo, il nuovo target, calcolato facendo una proiezione come quella che vi ho appena spiegato. Se non è chiaro, chiedetemi lumi nelle domande, ve lo rispiego volentieri. Chiaramente oggi c'è un giorno molto importante, sono, no, non solo oggi, queste giornate sono molto importanti per gli americani perché ci sono le trimestrali e possono chiaramente favorire una forte rottura del livello di massimi o al contrario possono favorire una discesa, possono favorire una non rottura del livello e quello che poi ovviamente ex post potrà essere chiamato doppio massimo, però il mercato è long, l'impostazione è long. La volatilità implicita continua a scendere e infatti il mercato continua a salire. Anche qui, quello che io vi consiglio è cercare solo entrate long, a maggior ragione sul Nasdaq, che è il più forte di tutti. Non azzardatevi a shortarlo. Se volete shortare, fate un europeo, fate il DAX come abbiamo fatto prima, che non so tra l'altro come sta andando, l'ipotesi di short di brevissimo periodo, eccolo qua, è fermo lì, quindi non ha ancora fatto nulla. Quindi proviamo a cercare un ingresso long sul Nasdaq, proviamo a cercare livelli di pullback interessanti. Molto difficile, perché l'unica area che mi sento di segnalare forse è questo 10.900 punti. Però è davvero difficile perché con una salita così forte e veloce, è chiaro che quando parte un pullback, anche se scende, che ne so, a 10, 8,50, è solo un pullback. Magari uno si può spaventare, oddio, 200 punti di discesa. No, dopo che ne ha fatti in salita nel giro di 24 ore, praticamente 600 punti, se ne fa anche solo 200 di discesa, è un pullback, è un'occasione di acquisto. Non a caso, guardate un po' sul one click. C'è un long da 10,8, pensate un po', siamo lontanissimi, è inutile anche farvelo vedere. Per essere un po' più aggressivi, direi che si può magari comprare già 10,9 con target a i massimi 11.050, 11.060, quindi 160 punti di target, 80 di stop. Quindi 10, 8 e 20 di stop. Pensate un po', con questa trade così diciamo un po' più aggressiva, vado ad avere uno stop che non è nemmeno più basso dell'entrata del one click. Vi dà un po' il polso di come siano nel brevissimo periodo tirati in questi ultimi giorni i mercati. Ma è normale, eh? È normale perché il Nasdaq era addirittura sceso, quindi doveva recuperare il terreno perduto in un trend ancora log. Non solo, guardate il DAX, ve lo faccio vedere su un giornaliero. Il DAX era inchiodato, era fermo da 3 giorni, 15, 16 e 17. Gli ultimi tre della scorsa settimana era inchiodato sugli stessi valori, quindi se il DAX mi deve fare 200 punti di salita al giorno e per 3 giorni ne fa 0, perché è fermo, cavolo, vuol dire che ha 600 punti da recuperare da questa area, diciamo, di 12,8. E quindi chiaramente poi quando parte da 12,8 quei 600 punti me li fa in un attimo e arrivo velocemente a 13,4. Non c'è ancora arrivato, però. Per farvi un po' capire che questa esplosione rialzista è anche figlia di questa mini congestione che sugli indici europei era durata per tutta la fine, per tutta la seconda metà dell'ultima settimana, della settimana scorsa. Bene, allora vediamo un po'. Ci sono un po' di domande, eh? C'è l'AUD USD da parte di Marco che
Lo facciamo Marco, spero di riuscire a fare in tempo a farlo, non è quotatissimo, però lo facciamo al volo, è giusto perché l'hai chiesto e andiamo in ordine. Audi USD, chissà, scrivetemi in quanti tradano come Marco l'Audi USD. Sono curioso di sapere quanti lo fanno. Marco, assolutamente long, palesemente long. L'Audi USD ha annullato e superato i massimi della pre-crisi Covid, quindi direi che è particolarmente brillante rispetto ad altri strumenti. Tu me lo chiedi perché siamo vicini a questo massimo, immagino che il dubbio sia, ma questo massimo qua del 10 giugno lo rompiamo oppure no? L'impostazione long. Quindi secondo me lo rompiamo. Non oggi, non penso possa essere rotto oggi, perché l'Audi USD ha già fatto parecchi punti di salita e penso proprio che se arriva a questo massimo qui, 70 centesimi e 64, 7064 circa, nella giornata di oggi avrebbe già fatto quella che è la sua media di salita di escursione giornaliera. Come fate a capirlo? Basta aggiungere semplicemente un oscillatore l'ATR, Average True Range, 14 periodi va benissimo. Questo oscillatore di un semplice indicatore di volatilità, niente di che. Non è un indicatore, un oscillatore operativo. Io quelli non li uso, voi lo sapete e non li vedrete mai sul mio grafico. Questo è un oscillatore di volatilità, cioè ci dice in media quanta salita fa uno strumento ogni giorno, cioè quanta distanza percorre fra minimo e massimo questo cambio, l'Audi USD. La risposta è 47 punti. Quindi dal minimo di oggi, ovvero 70-14, se noi aggiungiamo 47 punti, andiamo a finire a 70 e 61. Neanche a farlo apposta, dove siamo adesso? A 70-61, addirittura 62. Quindi assolutamente long sul cambio. Penso che nei prossimi giorni romperà a rialzo questo massimo, non lo farà oggi, quindi anche qui è un po' come sugli indici. Oggi non è facile perché delle entrate long, per adesso gli strumenti sono tutti long, a favore di trend vanno fatti su pullback, vanno fatti su livelli più bassi. Per quanto concerne l'Audi USD, io userei come livello di potenziale ingresso questo massimo qui, quindi area 70-37, 70-35, ve lo faccio subito vedere. E dunque 70-35, questo livello qua, sì, 70-35 va benissimo, con target a 70 e 65, 30 punti, 15 di stop. Quindi 70 e 20 qua, stop. Peccato perché se lo stop era sotto sti minimi qui era meglio. Un 70 e 15 di stop loss basterebbe a bruciapelo, però 70 e 35 non posso mettere un'entrata più bassa o più alta, quello è il livello perfetto. 70 e 35 è il suo livello di pullback, se lo fa si compra, 30 punti di target, 15 di stop, perché altrimenti se vogliamo metterci sotto questo minimo ne dobbiamo mettere 25 di stop, diventano troppi, quindi 15 punti di stop. Audi USD assolutamente long. Ah, allora Marco dice, sempre Marco, il petrolio sta sfondando, urca, eccolo qua, è vero. È vero, è vero. Il petrolio sta sfondando. Se chiude sopra
Se chiude sopra, entriamo su pullback. Non so Marco cosa ha visto quando parlava di quel sopra, però il petrolio non è bello. Non è bello perché effettivamente ha rotto il minimo della giornata di ieri, ma di parecchio poi, quassù. È andato molto, molto sotto il minimo della giornata di ieri. Devo dire che a questo punto, e forse questo è quello che Marco sta guardando, si guarda al minimo dell'altro ieri, quindi area 40. Area 40 potrebbe reggere, ma un'impostazione così brutta mi fa pensare che dobbiamo oggi cercare solo ingressi short, su rimbalzi, su pullback, del minimo di ieri, quindi di 40 e 50. Messa come si è messa la situazione sul petrolio, short è l'unico strumento sul quale vi dico short. 40 e 50, questo livello qui potrebbe sicuramente essere un livello di pullback dove entrare. Però attenzione che, pardon, non ho aggiornato lo strumento, me ne sono accorto in diretta adesso. Allora, vediamo un po' di aggiornare con il petrolio scadenza corta. Oggi è il 21 di luglio perché, beh, ve lo dico, come saprete, durante con la settimana scorsa si è chiuso il contratto di agosto del petrolio, è scaduto, è andato in scadenza. Il petrolio scadenza agosto, che era quello che vi stavo facendo vedere, e è partito quello di scadenza settembre. Eccolo qua, ovviamente Swissquote ce lo quota come CFD su il future scadenza settembre. Andiamo a fare, perdonatemi, un'analisi corretta sullo strumento corretto. Eccolo qua, infatti mi sembrava strano. Altro che short, il petrolio è potentemente long. Mi sembrava strano, infatti mi sono stupito anch'io. Stavo guardando un grafico sbagliato, questo ragazzi è il bello della diretta. E no, assolutamente long il petrolio. Guardate qua che candelone che sta facendo. Vale un po' lo stesso discorso fatto sugli indici, assolutamente long. Difficile cercare dei livelli di ingresso a favore di trend se non sulla debolezza, se non su un eventuale ritorno in area. Direi questo massimo qui, 41,40, un po' meno, 41,40, 41,40 long, target, direi 42, bellissimo, i massimi di poco fa. 60 centesimi di target, stop loss 41 e 10, 30 punti di stop. Questa è l'unica trade che farei oggi sul petrolio. Come vedete, purtroppo non abbiamo ancora avuto, come spesso è accaduto nelle settimane scorse, un long real time. Questo lo chiudiamo perché è scaduto. Non abbiamo long real time perché i mercati sono tirati e per avere un buon rapporto rischio-rendimento dobbiamo cercare livelli più bassi. Allora, vediamo un po' altre domande, volentieri. Sempre Marco dice: se AUD, Euro e GBP sono tutte forti, vuol dire che non è l'euro forte, ma è debole il dollaro. Grande Marco. Marco è un esperto di cambi, trada molto il Forex, e ha fatto un ragionamento nel quale dice AUD USD è long, Euro USD è long, GBP USD è long. Sono tutti cambi con il dollaro al denominatore e quindi salgono perché il dollaro è debole. Chiaramente, se il dollaro è debole, tutti quei cambi che hanno il dollaro al denominatore salgono, come quelli citati da Marco, giusto?
Quindi non è forte l'euro, ma è debole il dollaro. Bravo Marco. Ma adesso il focus è sull'America, eh? E sull'America così come è, perché sulle trimestrali, perché sul dollaro, perché normalmente, la maggior parte delle volte, l'America comanda. Allora, Saverio dice che non mi sente. Ditemi anche voi se avete problemi di audio, ma vedo che è l'unico ad aver segnalato il problema di audio, quindi direi che ci siamo, cioè dovrebbe andare tutto bene. Allora, andiamo un po' di altre domande. Vediamo un po' di altre domande. Allora, Gianni, quando finirà? Bella domanda, secondo me questa se la stanno chiedendo tutti, Gianni, non sei l'unico. Quando finirà questo movimento rialzista sugli indici? Secondo te, di quanto potrà essere il ritracciamento o l'inversione? Ed è plausibile prevederla per il mese di agosto? Grazie. Allora, Gianni, i mercati sono long da 4 mesi dalla crisi Covid e, come spesso succede, tutti cercano lo short. Tutti cercano l'ingresso di l'inversione, tutti cercano il ribasso. Perché? Perché c'è la paura recente del crollo di febbraio-marzo. I mercati sono crollati, grande paura, record di percentuale di discesa fatta in un tempo così piccolo. Mai i mercati nella loro storia, gli indici, hanno fatto quella percentuale di perdita in un solo mese. Cigno nero, mai accaduto. Tutti adesso short, 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 l'economia va male, il Covid, le chiusure, le aziende falliscono. È vero, ma tutte queste notizie, tutti questi dati, i mercati li hanno già scontati a febbraio e marzo, perdendo in un mese qualcosa di esagerato, un 40% è un'esagerazione. Adesso, al contrario, stanno scontando una ripresa perché forse avevano esagerato prima con quel meno 40%. Io, Kevin, sono sincero, se non c'è una vera crisi dell'economia reale, se non c'è una forte crisi che è prevedibile, perché non siamo messi bene per niente. Adesso io qua sono qua a Rimini, ha chiuso un gigante, Oliviero, dell'abbigliamento, che esiste da, non lo so, non so nemmeno io da quanti anni esiste, da 100 anni, boh. Se chiudono delle catene così, con le spalle così larghe, figuriamoci il negoziettino di abbigliamento, un negoziettino di scarpe, che fine fa in un momento come questo, surclassato da Amazon, surclassato dall'online. Detto questo, a meno che non arrivi una crisi vera dell'economia reale grossa, i mercati sono long e possono salire, come hanno fatto per tutto il 2019, anche per un anno o più, e sono passati solo 4 mesi. Quindi, attenzione, mi sembra di rivivere il 2019, durante il quale, dopo il crollo di fine 2018, tutti a cercare lo short sul ribasso, short, 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 anche io l'ho fatto in alcune circostanze. Il mercato se ne fregava e non faceva altro che salire. E lo ha fatto per più di un anno. E lo ha fatto in maniera forte, cattiva. Quando a gennaio-febbraio, dopo 14 mesi di rialzo, nessuno ci credeva più nello short, ecco che è arrivato all'improvviso con la crisi Covid. Quindi attenzione, perché i trend long durano un anno, 2 anni, 3 anni, non magari non 5, 6, 7 anni come una volta,
Sono tempi vecchi, è storia passata. I trend long che duravano 10 anni non se li ricordano nemmeno i nostri nonni, genitori, insomma, persone di un'altra generazione. Però i trend long durano 1, 2, 3 anni. Quelli short durano massimo un anno, un mese, 2 mesi nel caso del crollo Covid. Quindi potremmo essere ben lontani da un'inversione. Io sto provando a fare il Nostradamus, Kevin, perché Gianni, scusa, perché nessuno sa quando i mercati gireranno, ma adesso siamo ben lontani da avere indicazioni grafiche di volatilità implicita, di posizionamenti in opzioni che mi dicono short. Tutti questi elementi mi dicono ancora avanti tutta, siamo saldamente long e ci vorrà un po' di tempo per generare un'inversione short. Ci sono due ingredienti che lo possono favorire: l'estate, i bassi volumi, l'alta volatilità, i book tipicamente vuoti estivi. L'altro elemento è la crisi dell'economia reale, l'ho già detto. Il terzo elemento è la stagione delle trimestrali americane. Sorprese, grandi sorprese potrebbero favorire magari una inversione, ma adesso siamo ben lontani da ipotizzare una cosa del genere. Allora, Kevin chiede il gold, volentieri. Kevin chiede il gold. Io vi aspetto, ragazzi, domani alle 6, eh? Domani alle 6. Su il sito di Swissquote, sezione webinar, potete registrarvi. Vi spiegherò come analizzo le lateralità, come capisco se sono destinate ad andare long, ad un rialzo, oppure short, destinate a un movimento di ribasso. Potete iscrivervi sul sito di Swissquote, sulla sezione webinar, oppure qua. Nicola Paratrading, Facebook, Telegram, Instagram, pubblicherò il link di registrazione. Se volete informazioni sul One Click Trading, entrare a far parte del canale, mi iscrivete a nicolaparatrading@gmail.com. Se volete fare il corso sul mio protocollo operativo meccanico, con la promozione soddisfatti o totalmente rimborsati della spesa sostenuta, mi iscrivete qui, ci sono due posti liberi per la seconda metà di settembre. Allora, analizziamo l'oro. Bello, perché c'è la domanda di Kevin e l'oro è molto molto importante. Assolutamente, indiscutibilmente, continuamente long. L'oro è long. È long da fine marzo, da quando gli indici sono ripartiti long, l'oro è ripartito long. C'è una correlazione diretta con gli indici. Ci sono tante motivazioni, alcune le ho spiegate in qualche intervista. L'oro è correlato positivamente con i mercati e per ancora un po' di tempo resterà correlato positivamente. Quindi in questo momento perde il suo ruolo di bene rifugio. Long, siamo su nuovi massimi, dobbiamo cercare entrate solo long. E qui direi che sullo XAU USD, piattaforma Swissquote, si può cercare un pullback fra 1.817 e 1.820. Vediamo un po' cosa si può fare. Vediamo un po' cosa possiamo inventarci. Sì, direi 1.820 è un po' aggressivo. Oppure, anzi, questo livello mi piace di più. 1.818. 1.818 long, se scende long. È un po' bassino, eh? Tra 1.800, facciamo che c'è un livello 1.820, c'è un livello 1.818, quindi non è facile confezionare una trade sull'oro perché andrebbe fatta 1.820 a essere precisi, a essere più aggressivi a favore di trend.
Poi però non è facile perché il target sarebbe sui massimi a 1824, solo 4 dollari, 2 dollari di stop mi fanno posizionare su quello che sarebbe l'altro livello di ingresso. Quindi non mi piace, è troppo aggressivo, anche se il livello migliore, 1820, non mi dà buon rapporto rischio-rendimento. Non me lo dà. Quindi facciamo così, 1818 long. 1824 target 6 dollari, 1815 stop 3 dollari di stop, così vado sotto questo minimo qua e ho una bella trade prudenziale per la giornata di oggi a favore di trend. L'oro è indiscutibilmente long. Allora, il mio grafico. Dunque, Marco, hai scritto USO USD. Quindi non capisco di che grafico stai parlando. Ah, Marco mi dice del gas cosa ne dici? Dico che è long di lungo periodo, come dico da mesi. Non vi spaventate se continua a scendere. Il gas è long. Allora, dovrebbe essere questo il grafico del gas. Forse ce l'ho già aperto il gas. Il gas di lungo, lunghissimo periodo è long, ma io sto parlando di una trade da fare con ottica di 2-3 anni, cioè size piccola, eccolo qua il gas. Size piccola e mantenete la posizione per 2-3 anni. Fra 1,69 e 1,59 io ho identificato la mia personalissima area. Long di lungo periodo è l'unico strumento interessante da comprare sul lungo periodo in questo momento, il gas. Long di lungo periodo tra area 1,59 e 1,69. Vi dirò di più. A fine mese c'è la scadenza del contratto luglio e potrebbe ancora scendere perché adesso nel breve periodo è short, il gas. Potrebbe continuare a scendere proprio fino a fine mese con la scadenza tecnica del future luglio e del CFD sul future di luglio, che è questo qua. Dopodiché potrebbe ripartire al rialzo nel breve periodo e magari anche nel lungo. Ma quando io faccio una trade di lungo periodo e compro in accumulazione con piccole size fra 1,59 e 1,69, il gas lo guardo una volta al mese. Una volta al mese guardo che cosa sta combinando, ok? E è una trade che, ripeto, posso puntare ad avere un target anche del doppio, cioè raddoppiare il guadagno potenziale a raddoppiarlo. Quindi da 1,7 io fra 2-3 anni. Non di certo d'estate, ma in pieno inverno, come spesso succede, mi posso aspettare uno schizzo al rialzo del gas anche fino a 3,40. Sicuramente è un target che tengo in considerazione. Non mi interessa se va a 1,5, non mi interessa se crolla a 1, compro una size piccola, la tengo lì e nel giro di 1, 2, 3 anni c'è ancora una dipendenza dell'economia reale dal gas molto forte, soprattutto in Europa, il gas è destinato a riprendere la via del rialzo. Se anche crolla un dollaro, un ritorno ai miei prezzi di carico a 1,6-1,7 lo farà, oh, male che vada. Tra 2 o 3 anni, anziché chiudere in guadagno, la trade la chiudo pari, la chiudo al prezzo di carico. Ho tenuto dei soldi fermi lì per un po' di tempo, ma almeno non li ho persi. Bene, quindi ci sono tante domande, Urca. Mi sa che oggi ne salterò parecchio, parecchie. E non riesco a capire la notizia dell'accordo UE. L'euro non vola secondo te? Perché no, no, Fabio, l'euro è long. L'euro è long. Quindi assolutamente impostato long come gli indici, come il gas di lungo periodo, come l'oro, veramente non trovo strumenti sui quali dirvi short. Il petrolio è long,
la fiera del long, sembra la sagra del buy e delle patatine fritte. Tutto long, tutto a rialzo, anche strumenti che normalmente dovrebbero avere una correlazione inversa. Il gas è veramente interessante. Io sui portafogli di lungo periodo di mia moglie, dei miei genitori, di mia sorella, sicuramente andremo a mettere il gas come acquisto di uno strumento prima dell'estate, ma adesso in questi giorni prima delle ferie estive. E va bene, ragazzi. C'è una domanda di Paolo, molto lunga. Sono interessato al tuo corso, dovrei riprendere il lavoro. Va bene, Paolo, scrivimi pure in privato. Guarda, volentieri scrivimi, ne parliamo. Adesso, anche se non farai il corso, vedo che hai un, diciamo, tre, devi combinare come tanti, come praticamente probabilmente la maggior parte di voi dovete trovare un compromesso fra lavoro e trading. E quindi volentieri ne parliamo in privato, e non è facile trovare un compromesso fra lavoro e trading. Deve essere a mio avviso, poi quello che ho fatto io negli anni, un inserimento graduale del trading affiancandolo al principale lavoro che voi fate. E poi piano piano, gradualmente, a seconda dei risultati, si possono fare delle scelte importanti, ma devono essere fatte dopo mesi, se non anni, di risultati positivi, altrimenti è un po' un salto nel buio. Non è insomma mai consigliato fare il passo più lungo della gamba. Ragazzi, ci vediamo domani alle 18. Mi raccomando, io vi aspetto sul webinar accumulazione o distribuzione, punto di domanda, come capire se una lateralità diventerà long oppure short. Buona giornata e buon trading a tutti da Swissquote e Nicola Paratrading. A domani, ragazzi, ore 18. Ciao ciao.